torneo Road to Monte Carlo finale tra Volker Sonnabend e Dirk Schiemann. Commentano con me Florin Poppa e Wolf Dieter Wall. La fine dell'altra partita. Ok, quindi abbiamo Volker top con le pedine nere e Dirk bottom con le pedine bianche. No, scusate, cosa ho detto? Bottom Volker e top Dirk. Questa è la finale, quindi chi vince questa partita vince il torneo. C'è un torneo che ha visto alla partenza alcuni tra i migliori giocatori italiani, alcuni tra i migliori giocatori del mondo. Ah, chiede Florin chi commenta ora. In effetti si doveva commentare lui, ma mi sono dimenticato di chiamarlo. Tra mille cose. Beh, chiamalo appena Sì, iniziato, sì, adesso sì, ma siamo in infatti. tempo. Allora, chiamata in corso, ma ecco, ci sei Florin? Sì, ciao. Ciao, scusa, ma mi stavo Ciao, ciao, ciao. dimenticando qui tra mille cose. Sto un po' perdendo colpi. Allora, stiamo seguendo la finale tra Dirk Schiemann e Volker Sonnabend. Quindi Dirk è nettamente in vantaggio in corsa. Devono essersi accorti del fatto che la room in cui erano non andava bene per l'impostazione e hanno avviato il match in una modalità diversa. Questo mi sembra impostato Perché diversamente. secondo me stavano guardando e hanno detto: ma com'è possibile che Lorenzo non abbia perso per il tempo? Sì. Mi sembra, e non vorrei dire una stupidaggine. Allora, scrive Cristina che i commenti sulla chat arrivano troppo in ritardo. In realtà, Cristina, c'è il solito problema che il video è ritardato di 3 minuti e mezzo, per cui se voi commentate su quello che sentite, giustamente, ci sono questi 3 minuti e mezzo di ritardo, che non è un problema della chat, ma è un problema appunto del delay del video. Quindi questo è un problema noto e non ci possiamo fare niente. Qui però questo è un double. Oh, 40 in corsa, però non ha fatto né il 5 né il 4. Sì, ma secondo me è anche un drop. Boh, non lo so. Ah, per me era double take questo qua. Take? Beh, perché non è detto che fa uno dei due punti lì. Se fa un tiro brutto, insomma, però adesso è pass. Perdeva il mercato. Aveva tantissimi market loser, secondo me. Boh, non so. Ha preso. Ha preso. Ma allora, anche nella. E invece è un take. Boh. E vabbè, ci sarà un motivo per cui loro sono più forti. Adesso addirittura double shot. Potrebbe quasi essere un redouble questo.
Perché non è detto che se supera 2,6, no! Incredibile. Sì, L'incredibile no. Dirk. No, no, era l'incredibile Hulk, però insomma. Era da 100, era il tempo. Infatti avevo passato anch'io perché comunque sembravano che solo buco sia sufficiente per non rischiare troppo, invece no. Allora, commentate un po' che io devo aggiornare qualche risultato. Ma questa quindi è la finale? Questa è la Sì. finalissima, sì, esatto. E gli altri risultati contano per... In che senso gli altri risultati? Qua siamo sui 4 punti per dirti. Eh Se sì, fanno quel tanti che non. 2-6, spettacolare. Aveva fatto il trucco di uscire dal backgammon per guadagnare una decisione. Tanto ma il PA conta qua in questa finale? Assolutamente no. No, però ci ha guadagnato una decisione. Ciman sarà che era abituato così. Si sta preparando per la finale del Best of the Best. Lì conta. Infatti anche lì, anche nell'UBC servono queste cose qua. Vabbè, scappa subito, così se non fai il 2. Però adesso qua mi sa che già un'area di cubo, perché a 0,4 bisogna cubare. Quando per 4 quando salva dal cubo. Ma avrei fatto casa 4. Ah, già, ciao a tutti, si aspetta che. Ciao, ciao Fabio. Ciao, ciao, Gianlazzaro, ciao Ciao. Florin, ciao Wolf. Ciao, ciao. Abbiamo in diretta l'organizzatore supremo del torneo, Fabio Sallusto. Allora, qualche impressione? Stavi per arrivare in finale, ma ti sei trovato sulla strada Mochi. L'ostacolo suona Ah, no, bene. non Mochi, scusami. Mochi l'hai battuto alla prima partita. Ma Poi tu Fernando, hai okay, battuto cavolo. Sto vedendo un Fernando. PR veramente inverosimile, però diciamo poi no, Mochi ho giocato abbastanza bene. Però. Ti ho buttato fuori a te. E poi ho giocato contro Mochi, un match abbastanza interessante. Aspettate che sto su due chat, ragazzi, scusatemi. Sto Come si parlando qual... un'altra Faccio chat. una classifica finale alla fine? Beh, Conta solo il vabbè, vincitore. ci sono i due Sono il gironi e vincitore, poi i chiaramente, sono il finalisti. vincitore ed era giusto un allenamento prima di Monte Carlo per chi va a Monte Carlo. Credo che Lorenzo e Carlo non credo che vadano a Monte Carlo, mentre
Dirk, Moshi e Michi e Fernando vanno a Monte Carlo. Volker credo anche che non vada a Monte Carlo. Diciamo che forse più per Skopje l'allenamento. In effetti sono tutti giocatori che giocheranno nei teams delle nazionali. Io ho capito che il Giappone non ci sarà a Skopje. Ah, non so, non abbiamo parlato. Allora non c'è. Dice Fernando che hanno già vinto, non lo so se vanno, di verità. Prima abbiamo fatto una battuta con Moshi, non mi ha detto il fatto di scoprire, di verità. No, secondo me no, perché appunto ho questa informazione, quindi dovrebbe essere attendibile. Ma quindi non ci sarà scopia? No. Quindi un avversario temibile in meno. Vabbè, però il Giappone è una bella squadra, cioè... Secondo me perde molto il torneo senza il Giappone, però la Germania non è da meno, eh? La Germania è una bella squadra sicuramente. Germania è fortissima. Germania è fortissima. Le varie nord europee che chiaramente sono molto forti. Non so gli Stati Uniti con che squadra verranno, non ho idea. Non ho visto niente di eccezionale. E neanche la squadra danese mi è sembrata la squadra top. Gli americani hanno una squadra più forte di altre volte, però non è mai una molto forte, diciamo, rispetto a quello che potrebbe schierare. Invece le nazioni europee più o meno schierano delle squadre molto forti, cioè... E Giappone peccato, sì, perché è l'unica dal continente asiatico, insomma... un po' di colore in più, oltre che se forte al torneo che si chiama mondiale, ma alla fine chiedo in diretta a Moshi se giocano. Ti mando un messaggio a Moshi, vediamo se la mia informazione è corretta. Intanto qui abbiamo un cubato dal bar, perché ci sono tanti game. Sì. E anche adesso non è che abbia risolto. Anzi, forse. Adesso cuba di nuovo, no? Ah no, non può più cubare. E qui sì, ha tantissimi game, non tanti, ma tantissimi game. Il risultato del cubo. Però questo 3-1 questo lo mette già in posizione già un po' migliore per salvare il game. Beh, molto migliore. Adesso deve sgombrare casa 8, ecco. Tanto abbiamo Irk che sta giocando a 2-24 e Volker a 3. Lì ha lasciato indietro, però si espone a Robert come doppio 4, insomma. Però sarei andato via con quella dietro. E qui sta sperando di qualche tiro storto. A sto punto si accontenta di non perdere Gammon. Che non è neanche ancora scontato.
Vabbè, qua c'è il mulino che è buono per il PR, ma alla fine qua sono due punti. Eh sì, difficilissimo che scopra un'altra pedina. Adesso rischia addirittura. E qui colpire o no? No, io non avrei colpito. Ah sì, mi sembra chiaro. Perché lui era appena più vicino, era un tiro di doppio, invece così, insomma, mangiare non è facile. Mm. Solo quattro pedine fuori, non erano... So, però... No, avvicinare, no? Qua c'è un... per chi sta lontano, no, fa questa. Beh, perché dà meno tiri dal bar. Sì, giusto di qualche millesimo, però. Vabbè, Gammon evitato, 4-2 per Dirk. E andiamo 2 away, 5 away, di nuovo il punteggio di cui abbiamo parlato prima. No, questo è 3 away. Hai ragione, 3 away, 5 away, giusto. Casa 3, senza esitazioni. Qua secondo me ci sta anche il cubo. Ma no. No? Ma cioè, troppo ancora da decidere. Tre case, sono tre case. Posizioni di blitz tutti e due. È no, beh, difficile questo. Volker non ha una posizione da blitz perché c'ha l'ancora Dirk. Vabbè, però doveva mollare, no? A un certo punto con l'ancora. È difficile che faccia il prime comunque, eh? Non ha pedine sufficienti. Beh, anche un primino bucato non mi fa schifo. Non cuba neanche adesso. Adesso ci sta sto score. Perché comunque ha tanti tiri che fanno qualcosa, o copre il set, o scappa, o mangia. Vabbè, lui ce l'ha ancora. Però c'è anche quella pedina sul 20, sull'1 che insomma è brutto. Però vabbè, double take qua.
Sì, penso che sia un double take, ma è quasi pass. Pass paga solo 32. E prima, quando volevo cubare io, era un errore grosso? E aspetta che lo guardo. Prima che muovesse 10-1 sul 5-4, no? Aspetta che te lo dico. Sì, o forse ancora prima. No, prima di tirare il 5-4, quindi alla mossa 4 non era double per il bianco, pagava abbastanza. E qui? 13-8 e 7-4, però... Sì, qui se non viene colpito non sta neanche male. Cinque dove... Infatti mi sa che non mangia. Secondo me no, non può mangiare. Si rovina un po' tutta la posizione col 5. Però così si condanna un ace point game che insomma. Però col buco sul 4 ancora. Insomma. Ha delle chance in più. Sì, senza dubbio. 15%? Ma per me no, ne abbi più. Ne avrebbe 20, no? Se fosse tutto chiuso in casa 4, 20%? E scherzi. Cioè, con una ace point game, casa tavola chiusa e così via, attorno all'11-12%, non di più. Tant'è vero che normalmente sei borderline tra double drop e too good. Se avessi il 20 sarebbe borderline tra drop e take. Però di solito ci sono parecchie chance con ace point, ci sono parecchie chance che si scopra un 50%, e di quelli ne colpisci un... Sì. 30, quindi siamo su 20, però certo che non ne vinci tutte. No, allora, bisogna mica rimani quelle chance lì, quelle che raccontano, sono se rimani sul punto 1 sino alla fine. Però a quel punto ti aumentano tantissimi gammon, a un certo punto devi scappare, quindi le chance sono di meno. Scappi con una comunque. Nell'altra la tieni lì. Vabbè. Certo che poi se mangi quando lui ne ha 10 pedine fuori, se diventa non il è favorito. Non è che hai fatto un grande affare. Cioè è un bilanciamento... Comunque, 4 pari e stanno giocando Dirk a 1,82 e Volker a 2,63. Quindi ottimo livello. Prova di forza della squadra tedesca in vista di scoppie. E qui interessante, potrebbe anche fare casa 5. Mi piace di più. Perché non ha una posizione molto minacciosa Dirk. Invece no. Meglio fare due cose buone che una ottima. Esatto. Casa 8 è sempre buona tendenzialmente, perché è il miglior costruttore, ce l'hai lì sempre pronto per fare qualcosa. Una casa interna 5-4
Ma casa 5 dicono di ipotecarsi la casa, tutte quelle cose che raccontano, e quando lo voglio fare io invece mi dicono che è sbagliato. Vale. Non vale. Intanto abbiamo perso Fabio, che non sento più. Gio Lazzaro, ci sono. Ah, siamo, eccolo lì. Siamo sull'altra chat, quella del torneo, commentando alcune cose. Lì io mi sono cose che prescindevano dal torneo. Io lì mi sono disconnesso perché non si capisce, sembra che andasse a finire l'audio nella diretta, qualcosa del genere. Allora no, però Lorenzo e Fernando vi ascoltano tutti sia a te che a Florin. Ok. C'è il totale di Carlo e di Lorenzo come PR. Ah, ok. Perché voleva l'aggiornamento del PR, Lorenzo, vediamo un attimo. Non c'è una classifica anche Italia, il resto del mondo? Cioè, no, non avevi pensato? Questo era più, no, ma non tanto più per Skopje, questo era più legato al discorso a Monte Carlo. Poi alla fine comunque a Monte Carlo ci andranno solo tre dei o quattro degli otto giocatori. Io non me ne andrò. Andranno Fernando e Dirk, come dicevo prima, sicuramente. Moce, ma gli altri credo che non vadano. Non so, forse faremo un'altra volta tipo Italian Friends dell'anno scorso, non so se ve lo ricordate, fu carino quell'evento. Io me lo ricordo benissimo. Facevo allusione perché è stato portato bene, poi l'Italia ha vinto il mondiale. Esatto, aspetta amici, vediamo se si poteva una classifica anche qua, i punti degli italiani contro i punti degli altri, perché erano quattro, sembra quattro, no? Quindi vi do la news in diretta, è certo che il Giappone non andrà a Skopje. Ah, ok. Appena risposto amici. A me personalmente dispiace. Hanno provato a mettere su una squadra, ma non ci sono riusciti. Perché non è per niente facile. Poi dal Giappone. Un bel casino sto game. Oh. Qua. Sì, io mi sono distratto un po'. Ha cubato sbagliato, ma anch'io non ho visto bene cosa è successo con il momento del cubo, però so che è un casino perché è un back 3-4, ma poi adesso è riuscito a fare il prime, ma non ce l'aveva prima il 4 case, si è costruito con due blot, lasciando due blot, ha pagato sto rischio da parte di Sonnenberg. Se Lorenzo 3-40. Scusami Lorenzo, quanto ha fatto Carlo? 3,43? Ok, ottimo sì. PR da parte sia di... Sì, però le PR che ha messo Lorenzo sono i PR di GNU, tutti gli altri, di XG, tutti gli altri li abbiamo messi di GNU, quindi è poco... Ripeti un attimo, dicevo che infatti gliel'ho scritto nella chat, non so se ho fatto in tempo a scrivere, sì, che i PR che abbiamo messo, come avevi detto stamattina, sono quelli di GNU. Lui invece, no, quelli che diceva Lorenzo sono quelli di XG, appunto, sì, e si vede, più. Si vede perché sono più attendibili, diciamo, e lo so, sulle basi poi sai. Tutto è. Comunque possiamo mettere quelli, tanto non sono rilevanti per l'accesso alla finale, quindi no, sono giusti, sì, no, Lorenzo giustamente dice quelli che sono giusti, lui è appostati sul nostro
Eccoli qua, quindi 366 Lorenzo, credo. Perché non l'ha scritto. Poi. 343 Carlo. Ok, quindi. Quindi dai, questo è chiaramente XG. No, ma dalla partita tra Lorenzo e Carlo c'erano già i PR, quelli di GNU. Quindi che cosa... Mi mancano quelli di Carlo con Dirk e di Dirk con Michi sulla pool B. Invece sull'altra, Mochi no, con... No, Lazzaro, questo sì? È un overall, tutti i match analizzati. Ah, ok. Carlo, credo che l'abbia fatto Carlo in, con la sua solita abilità. Sì, li ha fatti Carlo con la sua... Ora aspettiamo quelli di Fernando. Io, Fabio, ho sbagliato la partita con Mancomini, ho sbagliato, poi sono per tanti E beh, allora dice Lorenzo che ha sbagliato la partita con Michi perché aveva pochissimo tempo, ha fatto tipo due o tre blunder di fila, a un certo punto aveva 5 secondi. Anzi, c'è stato qualcosa di molto strano perché a un certo punto il tempo è andato a zero e poi è tornato a 5 secondi. Non so se per qualche problema di Heroes o per qualche settaggio strano. Per me, appunto, Lorenzo aveva perso per il tempo, però. O forse qualche problema di connessione, per cui, boh, qualche ritardo. Comunque, passiamo a questa finale. Direi che Dirk, se riesce a scappare, sta molto bene. Per adesso non riesce. Questa è una scelta difficile. 13-3, che dite? O 9-3-4-5-1? 13-3 per me. Anche per me. Questa la vedo rischiosetta. E invece GNU non è piaciuta. Beh, la stava tre blocchi, insomma. Più rischioso perché dici che ha l'ancora lì. Boh, vabbè, però. Adesso Dirk sta pensando al ricubo. Take point. Quant'è il take point? 25%. 25% qua, no? Sì. Però secondo me il redouble ci sta tutto. Questo 2-1 non è il tiro migliore in assoluto. Tanto Dirk sta giocando a 1,59 e Volker a 4,12. Facciamo il tifo per il più forte, per quello che ha giocato meglio, diciamo. Beh, io normalmente preferisco che vinca chi gioca meglio.
E poi vabbè, Dirk mi piace troppo. Poi quel libro che ha scritto è veramente da paura. Quindi è uno dei miei idoli, Dirk. Ricordo sempre la partita che avevo giocato a Gibilterra con Dirk, che non sapevo neanche chi fosse. L'avevo spazzolato 11 a 1, 11 a 0, qualcosa del genere. Poi analizzando avevo visto che aveva giocato sotto l'1 di PR lui. Avevo avuto dei dadi incredibili. Eh sì, è stato il suo ritorno, perché neanche io non sapevo chi era, perché è solo che ho chiesto all'ospite, ma che squadra avete fatto? Ho detto che avete messo uno sconosciuto e mi fa, ma non è sconosciuto, fa, sta dice uno che ha giocato tanti anni, poi ha interrotto per giocare a poker. Si sconosce. Vabbè, beh, dai, non giocava da decina d'anni, cioè, Ah insomma, per noi sì, almeno che certo. abbiamo cominciato dopo il 2003 era sconosciuto. Perché più o meno Comunque fino al 2003 è stato così, mi sembra. Era nei Giants East, però 2003 chi che si guardava le Giants East prima del 2003? Hanno fatto hanno calcolato il PR globale di buon auspicio per la squadra italiana, perché abbiamo Fernando a 3,41, 3,41, Carlo esatto. 3,43 e Lorenzo 3,66. Insomma, non è male decisamente. Comunque il livello del torneo è eccezionale, Nici ha giocato a livelli stratosferici, Dirk pure, ma un po' di meno. Amici. Qua vediamo un scritto Danke. Beh, il match è Finale 7. finito. E comunque Dirk vince ancora, come dicevo prima, ha vinto le due edizioni precedenti di The Best of the Best, e in finale nella terza edizione. Adesso ha vinto questo torneo, insomma, è veramente Volker che Beh, dice grazie alla macchina. online è il più forte, perché alla fine Mochi non gioca, lui non gioca su Webif, Sander Lillov neanche, quindi